Pensavo che avremmo resistito così tanto. Ehi, scusa per prima. Non dovevo. Chiedi a chi vuoi. Il muso duro lo so fare benissimo. Sul resto, beh, ci sto lavorando. Quindi, ricominciamo. Benvenuto. Ti piacerà la nostra squadra. Sono tutti forti. Ed è un bene considerando quello che c'è dietro quelle mura. Spero che Earl non si sbagli su di te. Stiamo tutti cercando di capire come fermare l'Eden's Gate. Secondo me si parte da Fate. O almeno è così che si fa chiamare ultimamente. Hai visto quella statua gigante sulla collina? Certo che sì, non puoi non vederla. Il buon vecchio Joseph Seed, il padre. Fate si è fatta costruire quell'abominio dai suoi schiavetti per il suo pellegrinaggio. Li hai visti? Quei poveri stronzi che marciano verso la statua. È orribile. Dobbiamo abbattere la statua. Così gli Edeniti capiranno che il loro padre non è un cazzo di Dio. È soltanto un uomo. Che ne dici? Mandiamo a fanculo quella mostruosità. L'autosufficienza rende sicuro. Non so se esisti davvero. Dovrei essere là fuori ad aiutare la gente. Non credo che tanto dovrebbe... Devo ringraziare la Dance Gate se so usare le armi. I bastardi mi hanno insegnato a pulirle, usarle e ricaricarle. Giorno avrò abbastanza coraggio da rivelare a Charles. Ok, andiamo. Meno male che eri alla prigione. La prigione è una fortezza. Fate non riuscirà mai a entrarci. Marginalizzarci, disumanizzarci i miei limiti. E il peso di questo fardello ci ha spinto a guardare verso il basso, lontano.
alla luce della verità. La verità secondo la quale un tempo eravamo perfetti. Angelici, molto tempo fa, prima che le idee dell'odio e della guerra ci consumassero, abbiamo ricevuto un dono meraviglioso. La vita. Vivevamo i giorni e le notti nel calore della nostra comunità. Non serviva protezione, poiché non c'erano pericoli. Non conoscevamo la morte, perché esisteva solo la vita. Il nostro mondo era un giardino meraviglioso. Vivevamo come angeli, in perfetta armonia. Tutto ci veniva. Mi muovo! Alcuni di noi non erano soddisfatti. Nonostante tutto quello che ci veniva dato, che eravamo diversi. Zucca! La generosità viene costituita dall'acquisizione. L'amicizia dall'egoismo. Buona idea. Potrebbe avere qualcosa di utile. E dare dall'avere. Noi. Come butta? Non hai
male! Ci sono!
ma la dobbiamo finirla. Non devi far altro che ascoltare Joseph! Occhio in alto! Stanno arrivando degli elicotteri! Dove ti sarà cacciato? Stop!
scendere. Le pattuglie dicono che ci sono altri elicotteri in arrivo. Occhi aperti. Vedo quello che hai fatto. So cosa stai facendo. Non sono arrabbiato. Sono deluso. Sue parole. Non capisce cosa mi farà adesso. Che spettacolo. Joseph Seed inizierà a cagarsi addosso e a pagarne le conseguenze sarà Fate. Dovrà rendere conto del libro bruciato e della statua dissacrata. Gran bel lavoro.